Salve a tutti, io mi chiamo Antonio di TradeSysTech.net, il nostro sito di riferimento. In questo nuovo video discutiamo delle strategie in opzioni e dei vantaggi delle opzioni comprate rispetto a quelle vendute e viceversa. Focalizziamoci subito sulla lista dei vantaggi. Perché mai si dovrebbe tradare in opzioni? Quali sono i vantaggi e naturalmente gli svantaggi? Intanto, con le opzioni si ha un rischio sotto controllo, possiamo costruire strategie che ci consentano di guadagnare grazie al semplice passaggio del tempo. È il caso della vendita delle opzioni, purtroppo non quando si acquista. Nelle opzioni, tra l'altro, lo stop loss è inserito naturalmente in esso quando si compra una opzione, una put, una call. Vediamo che la massima perdita è sempre limitata. La probabilità di successo è molto alta, la probabilità di portare a casa trading vincenti, specialmente quando si vende magari in combinazione con l'acquisto. E spesso molte piattaforme mettono a disposizione degli indicatori che ci danno una visuali, ci permettono di stabilire la nostra probabilità di successo, ma vedremo meglio in dettaglio. Se si è direzionali, questo è possibile farlo se magari, non so, con le azioni, Forex, noi siamo di solito direzionali, è possibile farlo anche con le opzioni, ma il grande vantaggio dell'essere direzionali con le opzioni è che se anche il sottostante si muove contro di noi, ma entro un certo livello, si può comunque guadagnare portando a scadenza l'opzione venduta coperta da una comprata. Invece, se con le azioni, se ci si, il sottostante si muove contro, se l'azione si muove contro, comunque questo porta ad una perdita o quantomeno una perdita del profitto realizzato. Se invece si è laterale, beh, questo è proprio l'ideale per le operatività in opzioni, proprio perché l'opzione ci consente di sbagliare anche un pochino sulla visione, sulla bias della nostra operatività, perché il passaggio del tempo, come vediamo, ci può essere molto amico. L'accessibilità, il margine richiesto dal broker. Un'opzione controlla 100 azioni, magari per comprare o vendere queste 100 azioni ci viene richiesto un capitale di rischio, una marginazione di 1.000-2.000 dollari, con le opzioni tale margine di appena 100-200 dollari. Ma vediamo in dettaglio, ma alla fine la domanda che ci si può fare, visto che si vende, si possono comprare, si possono vendere queste opzioni, cosa conviene di più? Conviene comprarle o venderle? Vediamo meglio. Qui il caso di una vendita di una call. E qui invece di un acquisto di call. Chi vende guadagna, ecco, in questo caso ho una bias leggermente, decisamente ribassista. Se per esempio ho venduto quando il sottostante si trova in questa direzione, come si vede? Se il titolo scende io guadagno, anzi porto a casa il massimo premio, quindi il massimo profitto. Se anche si muove contro, comunque guadagno perché sono sempre nell'area di profitto, basta che non supera a scadenza il break-even point. Quindi guadagna se si muove nella direzione sperata, guadagna se sta fermo, guadagno se si muove contro ma di poco. Il caso invece dell'acquisto di opzioni prevede, se ho aperto quando il sottostante stava qui, prevede che mi aspetto che il sottostante non solo si muova nella direzione sperata, oltre lo strike, ma lo faccia nel minor tempo possibile. Altrimenti, se anche resto in questa zona qui, io comunque a scadenza ho la massima perdita, cioè i soldi che ho dovuto sborsare per comprare l'opzione. Vedete, qui è la massima perdita, qui invece nella stessa zona per il venditore è il massimo profitto. Ecco perché il venditore può anche permettersi di sbagliare un po'. Chi compra no, non può sbagliare. Chi compra si aspetta che il sottostante vada nella direzione sperata e nel minor tempo possibile, perché col passaggio del tempo io sto perdendo sempre di più il premio che ho dovuto pagare. E quindi il passaggio del tempo al compratore, come abbiamo spiegato anche in altri video, non è amico, che invece è amico per il venditore. Qual è però il vantaggio dell'acquisto? È che la mia massima perdita è comunque prestabilita a priori ed è questa,
Oltre questa perdita, cioè il premio che ho dovuto pagare, non perderò oltre. Purtroppo non lo stesso si può dire per chi vende. In questo caso, tecnicamente, la mia perdita può crescere anche all'infinito. E allora, come possiamo fare? Come possiamo sfruttare il vantaggio della vendita e quello dell'acquisto di opzioni? Semplice. Cerco di, appunto, di vendere opzioni, quindi di sfruttare i vantaggi che abbiamo detto prima, combinandola con l'acquisto, che quindi con l'acquisto che ci copre da questa perdita infinita. Semplicemente combino le due opzioni. Vendo call con un certo strike e compro call con uno strike un po' più alto che ci copre, quindi taglia quella discesa che non ci piaceva. Ho appena costruito una strategia molto semplice chiamata Vertical Spread. Quindi il mese scadenza è lo stesso per la vendita e per l'acquisto, ma c'è uno spread, una differenza tra gli strike. Lo strike comprato è 3-5 punti oltre lo strike venduto. Va bene? Facciamo un esempio pratico. Io qui ho un sottostante, come si può vedere, facendo un po' di analisi tecnica basic. Vedo che c'è un doppio massimo nell'area 35 e ho una bias leggermente ribassista. Potrei appunto creare e aprire un vertical spread che abbiamo appena visto con le call, il cui strike venduto, poiché mi immagino, meglio, io sto ipotizzando, la mia bias è ribassista, ma va bene che anche se il sottostante mi va un po' contro, purché non vada oltre questo doppio massimo che io sto supponendo. Quindi potrei vendere strike intorno a quest'area qui, 35, o per stare ancora più sicuro, 36. Questo però si tramuta in un minor guadagno, più salgo e più il mio profitto diminuisce, purtroppo. Quindi se vendo con strike 35 la mia call, mi coprirò comprando call con uno strike 3 punti, 4 punti più in alto, 39, 40. Dipende un po', perché poi adesso qui stiamo vedendo velocemente che cos'è questa strategia, ma come spieghiamo al corso, il setting è abbastanza, bisogna essere molto precisi, soprattutto che la cosa ancora più importante è gestire la posizione, il money manager, capire quando uscire, quando chiudere in losso, quando chiudere in profitto. Tutte queste cose discutiamo in dettaglio nei corsi e vi invitiamo a visitare il nostro sito per vedere in dettaglio i calendari e l'agenda, gli argomenti trattati al nostro corso. Quindi questo in sintesi per una semplice strategia costruita con le call. Vendendo call, che è il grande vantaggio, ma ci copriamo dal massimo rischio comprando call su strike diverso. Ma allora, se è vero che le opzioni hanno tanti vantaggi, confrontando questi vantaggi con strumenti lineari, vedete, abbiamo costruito un vertical spread con le call. Quindi sono ribassista, per analogia con strumenti lineari, io prendo in considerazione il caso in cui sono ribassista con le azioni o il Forex e quindi shorto, apro posizioni short. Nel primo caso, come vediamo, se il titolo scende, guadagno naturalmente anche in quest'altro caso, nel caso lineare. Se il titolo rimane fermo, però, io guadagno comunque con l'opzione, se sto qua aperto in questa zona qui, perché col passare del tempo io incasso comunque questo massimo premio. E invece, se sta fermo nel caso lineare, sto perdendo tempo. Se il titolo sale oltre 35, che è lo strike che abbiamo scelto, o comunque nell'area del break-even point, no, pardon, sale ma non supera 35, io guadagno comunque. Nel caso lineare, perdo. Se invece il titolo va oltre 35, quindi comincia ad entrare nell'area di perdita, e beh, anche con l'opzione ovviamente perdo, a maggior ragione col caso lineare in cui sono short. Quindi, come si vede già da questa prima analisi, le opzioni possono permettere di, ecco, consentitemi il termine, consentono di fare qualche errore riguardo alla scelta della direzione, anche se non sono stato preciso, anche se non è vero che poi è così ribassista il mio sottostante, ma un po' lo è, un po' cambia idea, un po' ritorna, io posso guadagnare comunque perché il tempo mi è amico in questo caso.
cosa che non succede col caso lineare. La domanda che a questo punto tutti possiamo fare è: ma allora perché non tradiamo tutti le opzioni e lasciamo perdere gli strumenti lineari? È ovvio che anche gli strumenti lineari hanno dei loro vantaggi, che magari le opzioni. Il discorso qual è? Ecco, qui bisogna introdurre, cerco di riassumere brevemente. Bisogna guardare il portafoglio. Dedicheremo un argomento, un articolo intero a questo discorso. L'ideale è cercare di avere una multioperatività, quindi operare sulle affiancare una operatività in opzioni, affiancare anche un'operatività su strumenti lineari come azioni, forex e su diversi mercati, quindi azionario, opzioni, future. In questo modo, ve la riassumo, si evita una eccessiva aleatorietà, erraticità del portafoglio, del vostro portafoglio. Cioè, in questo modo, avendo una multioperatività, un multi-market e possibilmente anche un multi-time frame, il portafoglio è un po' meno ballerino, non si hanno delle variazioni eccessive, quindi si introduce una certa stabilità nei profitti. Quindi con questo non vogliamo dire che operare in azioni o in forex è svantaggioso. Qui cerchiamo di far capire il vantaggio delle opzioni, ma ci sono vantaggi anche con strumenti lineari. L'ideale è combinare queste operatività, avere operatività in opzioni, in azioni, future, ripeto, anche, possibilmente anche multi-time frame, proprio perché si riduce, il vostro portafoglio comincia ad avere in questo modo una certa costanza nei profitti e non ha delle forti oscillazioni. Quindi affiancare l'operatività in opzioni con le altre è vantaggioso. Magari anche impegnando piccoli capitali, un piccolo capitale con le opzioni, un piccolo capitale con le azioni e magari tradare un mini SP con l'intraday entro certi orari, tipo orari. Quindi anche se non si dispone di capitali eccessivi, è sempre bene affiancare diverse operatività. Ma ripeto, dedichiamo un articolo a questo argomento molto molto importante e delicato. Qui mi premeva mostrare, far capire i vantaggi delle opzioni rispetto al caso un po' più classico del trading in azioni, strumenti lineari, per capire vantaggi. L'esempio opposto è quello in cui io sono rialzista. Ad esempio, in questo caso, come si vede, ho un supporto su un doppio minimo, quindi ho un supporto nell'area 55. Va bene, e potrei costruirmi un'altra strategia in cui stavolta sono rialzista. Nel caso long avrei nel caso long, questo è il caso in cui compro azioni, proprio perché è una bias rialzista. Nel caso delle opzioni, che cosa faccio? Mentre prima abbiamo visto che abbiamo venduto call e ci siamo coperti comprando call, in questo caso noi stiamo vendendo una put, questo è il suo strike, e ci copriamo con l'acquisto della put. Quindi di nuovo lo spread non è sull'expiration month, che è lo stesso, ma sugli strike. Vendo put con strike, in questo caso in area 55 che ci fa da supporto, e compro call con strike 3-5 punti più in basso. Quindi di nuovo sto tagliando la massima perdita comprando put, anche se questo mi obbliga a rinunciare a un po' del mio premio, ma sto limitando il mio massimo rischio. E allo stesso tempo non perdo il grande vantaggio della vendita di put, in questo caso vendita di opzioni, che mi consente di guadagnare al passato del tempo. Quindi di nuovo, se il titolo sale, guadagno, come nel caso azionario. Se rimane fermo, guadagno comunque, perché il passaggio del tempo mi è amico. Ricordiamo, noi apriamo sempre leggermente, in questo caso, OTM, quindi va bene vicino allo strike, ma non troppo, per cui se sta fermo io guadagno comunque, mentre invece nel caso azionario perdo tempo. Se scendo ma non sotto 55 guadagno comunque, proprio perché abbiamo scelto un'opzione venduta leggermente OTM. Nel caso invece azionario io sto perdendo, perché questo è il break even a 55,
Se scende sotto 55, purtroppo anche nel caso più opzionale, andiamo verso la massima perdita, idem comparata, anzi ancora peggio per il caso lineare. Ecco. Bene, quindi qui abbiamo trattato le due direzioni, ribassista e rialzista. Ma che succede se invece io non ho una bias chiara della direzione del mio sottostante? E invece proprio questa condizione è l'ideale per le opzioni. Se io, diciamo, sì, ho un supporto, ma anche una resistenza, non lo so se essere ribassista o rialzista, se aprire un vertico con le put o con le call. Nulla di cui preoccuparsi, perché proprio questa condizione è l'ideale. Semplicemente combiniamo le due strategie precedenti, il vertical call col vertical put, e otteniamo una nuova strategia, che è l'iron condor, che tra l'altro è una delle nostre preferite, anche se anche in questo caso va usata con cautela dai nostri backtest. Abbiamo capito che non va bene su tutti i sottostanti, non da usare per esempio su titoli farmaceutici o molto mossi, ma su specifici sottostanti con specifiche regole di ingresso e ancora una volta con un money management rigoroso che spieghiamo al corso. Quindi, ecco, questo è un esempio proprio di Iron Condor montato nella piattaforma di OpsOffsession Pro che si trova dentro la Trade Station. E come si vede qui ho un cono di probabilità, quello di cui parlavamo all'inizio, che mi dice un po' in base a come si è mosso negli ultimi tempi il mio sottostante, qual è la probabilità dove potrebbe trovarsi entro il mese di scadenza il mio sottostante. Ma giusto per darvi una visione, un'idea visuale di ciò che stiamo trattando. Vi sono altri indicatori che danno una prevedibilità di dove può trovarsi sottostante, come il caso del Persons Pivot, in cui ho dei livelli obiettivi intorno a cui il sottostante può muoversi. Benissimo, ovviamente le strategie con le opzioni sono tante, adesso abbiamo visto queste delle vertical spread, ma la nostra scelta, la scelta di quale tipo di strategia aprire, settare, è dettata ovviamente dalle condizioni di mercato, soprattutto guardando un indice che è forse più importante per chi opera in opzioni, che è il VIX, l'indice della paura, cosiddetto Fear Index, perché a seconda se questo indice è alto è decrescente o è basso e crescente, io potrei decidere di aprire certe strategie piuttosto che altre. Abbiamo dedicato un video a questo importante indice, vi invito a vederlo. Per esempio, nel caso in cui la mia volatilità è molto bassa e quindi sta iniziando a essere bassa già da un po', inizia addirittura a crescere, in condizioni di bassa volatilità può essere vantaggioso aprire strategie il cui spread non è sugli strike, ma sulla data di scadenza. È il caso del calendar spread, dove vendo opzione fronte mese e compro per coprirmi con opzione con scadenza mese successivo a quello fronte mese o 2 mesi successivi, ma lo strike in entrambe le opzioni, quella venduta e quella comprata, è ATM, cioè coincide con la quotazione attuale del sottostante. Ovvio che in questa situazione questo massimo profitto quasi raramente lo si porta a casa, ma il titolo tende ovviamente a spostarsi a scadenza, potrebbe trovarsi qui o qui. L'importante è che sia entro le aree di break even. Ma se vogliamo allargarla, ecco, queste le opzioni ci permettono di lavorare anche un po' di fantasia, e quindi possiamo cercare di aumentare la nostra probabilità di portare a casa il nostro profitto. Dicevo, se pensiamo che in queste due aree, quest'area tra le due frecce sia un po' strettina, nulla ci vieta in certe condizioni, perché la volatilità è veramente molto bassa, di aprire un doppio calendar spread. E quindi sto allargando la mia area di break even point. Ovviamente tutto ha un costo, io posso allargarla finché mi pare, ma questo come contropartita sia che il profitto massimo che posso portare a casa è decisamente, si abbassa sempre di più. Cioè, in teoria potrei allargarlo finché mi pare, ma alla fine poi il profitto a scadenza diventa sempre più basso, quindi devo un po' trovare un compromesso, ma sono tutte cose, finezze che discutiamo, che trattiamo e spieghiamo in dettaglio, come dicevo, ai nostri corsi. Bene, io mi fermo qui, vi invito a visitare il nostro sito, tradesita.net, la nostra pagina Facebook,
date un'occhiata al programma del corso, se c'è qualcosa che vi interessa, se siete interessati a un coach, o semplicemente per essere aggiornati sugli articoli che via via pubblichiamo, i nuovi video, eccetera, eccetera. Io per ora mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a visualizzare anche gli altri video. Grazie, ciao!